contenuto del corso di analisi 1 di quest'anno. E il programma del corso di analisi 1. Il programma di analisi 1 è diviso in quattro parti, quindi il programma ha quattro parti distinte. Ed è importante ogni momento sapere a che punto del programma siamo. Il cavo è corto, ovviamente. Ho fatto un cavo del microfono lungo meno di un metro. Allora, il programma ha quattro parti. La prima parte sono preliminari. La seconda parte sono limiti e questioni collegate. Quindi limiti, successioni. Per il momento sono solo nomi, ma poi diventeranno concreti, seri. Questa è la seconda parte del programma. Terza parte del programma è quello che si chiama calcolo differenziale. Calcolo differenziale vuol dire sostanzialmente studi di funzione. Piccola cautela, questa terza parte del programma è la più delicata perché è un falso amico. Uno dice, ah sì, ma questo io lo so bene. Può darsi, però può anche darsi che qui venga fatto in maniera leggermente diversa, quindi occhio a non dare nulla per scontato. Quarto, calcolo integrale. E calcolo integrale vuol dire ovviamente integrali e equazioni differenziali. Questi sono i quattro blocchi che costituiscono il programma. Come sarà organizzato il corso? Il corso sarà organizzato con quella che io chiamo la doppia passata. Cos'è la doppia passata? Vuol dire che da qui a Natale, diciamo primo semestre, e può darsi un pelino dopo, vediamo una prima volta tutti gli argomenti. Però li vediamo dall'alto, dall'aspetto un po' più pratico. Nella seconda parte riprendiamo da capo vedendo i dettagli. È come sostanzialmente se nella prima parte prendessimo una macchina, un motorino e imparassimo ad usarlo, a guidarlo. Nella seconda parte lo smontiamo fino all'ultimo pezzo e impariamo a lavorarci veramente. Questo perché secondo me non si impara, qualunque cosa che si impari, si impara a turni successivi. Cioè non è che uno impara, è come se uno visitasse un museo, va nella prima sala, guarda la prima opera, la guarda benissimo, studia a memoria quel quadro, poi passa al secondo quadro, non vede niente. Facciamo prima un giro di tutte le sale, cerchiamo di capire più o meno cosa c'è, poi nella seconda passata rivediamo sala per sala. Per cui alla fine il corso finirà come inizia, sugli stessi argomenti su cui inizia. Quindi ci sarà questa doppia passata. E va bene, quindi ora iniziamo la prima passata con i preliminari. A sua volta i preliminari io li divido in quattro parti. È come se il corso iniziasse quattro volte diversa. La prima è logica elementare, che vedremo oggi, insiemi, funzioni. Queste sono le prime cose, insiemi, funzioni. Poi il secondo inizio è numeri, diciamo, naturali e induzione, e questo secondo me l'avete già parzialmente visto. Continuerete a vederlo anche nel corso in parallelo e quindi qui faremo semplicemente dei richiami. Terzo inizio del corso è numeri reali e qui secondo me ci saranno già delle cose nuove. Quarto inizio del corso sono le funzioni elementari classiche. Nulla di strano, seno, coseno, logaritmo, esponenziale. Quindi saranno quattro argomenti, i preliminari saranno costituiti da queste quattro cose che vedremo sostanzialmente nelle prime quattro lezioni, cioè quattro lezioni, quattro blocchi delle due lezioni. Quindi iniziamo senza ulteriore indugio a vedere un po' di logica elementare. Logica elementare. Allora, logica elementare ve la faccio ovviamente a un livello molto intuitivo, poi avrete nel corso di
più avanti ci saranno dei corsi veri e propri di logica, ma qui si va a livello di intuitivo. Intuitivo, buon senso, diciamo. E iniziamo però a focalizzare alcuni concetti. Il primo concetto che voglio focalizzare è il concetto di proposizione. Allora, che cos'è una proposizione? Una proposizione è una frase che può essere vera o falsa. Quindi è una frase che può essere vera o falsa. Adesso faccio degli esempi stupidi di proposizione, cioè stupidi. Proposizioni non è che sono un oggetto molto raffinato. Facciamo degli esempi, una è oggi è venerdì. Questa è una proposizione, è una frase che può essere vera o falsa. In quest'aula ci sono 1000 persone. Ci sono 1000 persone. Quindi il primo è un esempio di una proposizione che è vera, il secondo è un esempio di una proposizione che è falsa. E il fatto che sia una proposizione non vuol dire che io so stabilire se è vera o falsa. Basta che in astratto possa essere o vera o falsa. Se io dico che il numero di cellule da cui sono costituito è un numero pari, capite che è difficile che io riesca a stabilire che è vera o falsa, però o sarà vera o sarà falsa. Quindi diciamo il docente è costituito da un numero pari di cellule, il docente ha numero pari di cellule, e questa è una proposizione che non siamo in grado di stabilire se è vera o falsa, ma o è vera o è falsa. Quindi sostanzialmente ogni frase di senso compiuto... Sì, domanda. Ah, questa è una domanda delle domande, aspetta qualche anno per avere questa risposta qua. Per il momento prendiamolo a livello intuitivo. Per il momento prendiamolo a livello intuitivo. Cosa vuol dire essere vero o essere falso? Ci si potrebbe fare un corso. Va bene, passaggio successivo. Predicato. Vabbè, no, diciamo una cosa che non è una proposizione. Se io dico che ora è, quella è una domanda, non è una... Poi c'è che ora è, qualcuno dice sì, no. Se mi viene da rispondere sì o no, è una proposizione. Se la risposta è qualcos'altro, come ti chiami? Non è una proposizione. Lasciamo perdere le cose. Sì, è una proposizione. Esatto, ci sono, sì. Lasciamo perdere le patologie, cose autoreferenziali, anzi, impareremo da subito a evitarle. Predicato, cos'è un predicato? Predicato è una proposizione con dei parametri. Proposizione con dei parametri. Che a seconda del valore dei parametri può essere vero o falso. Dei parametri può essere vera o falsa. Quindi facciamo esempi di proposizioni con dei parametri. Che ne so? Beh, ne faccio una matematica. Che ne so? X quadro maggiore o uguale di 28. Questa è vera o falsa? Non ha senso chiedersi se x quadro maggiore o uguale di 28 è vero o falso. Dipende, la risposta è giustamente, dipende dal valore di x. Quindi questa qui è una proposizione a un parametro che a seconda del valore del parametro può essere vero o falso. Oppure una proposizione può essere il docente di spiega la materia M. Spiega la materia M. Questa seconda... Questa è una proposizione a due parametri, prima il parametro era 1, qui il parametro sono 2, secondo il docente Gobbino spiega la materia analisi matematica, è vera, il docente Gobbino spiega la materia fisica, è falsa. Oppure, A minore di B più C. Questa è una proposizione che dipende da tre parametri, a seconda del valore dei parametri può essere vera o falsa.
cosa trasforma un predicato in una proposizione? La quantificazione. Che cosa sono i quantificatori? Anche queste dovrebbero essere cose che più o meno avete sentito. Quantificatori sono sostanzialmente due. Questo e questo. Simboli che dovreste aver visto. Cosa vogliono dire? Sono abbreviazioni di, questa è un'abbreviazione di per ogni, e questa è un'abbreviazione di no. Diciamo bene, esiste almeno una. Esiste almeno una. Può essere uno, può essere due, può essere infiniti, tanti, almeno uno. Qualche volta si usa anche questo. Qui esiste un unico. Questa è l'abbreviazione di esiste ed è unico. Esiste un unico. E allora, usando i quantificatori, un predicato diventa una proposizione. Facciamo l'esempio di prima. Prendiamo P di x, il predicato che diceva x quadro maggiore o uguale di 28. P di x, per dire che è un predicato che dipende da una variabile x. Questo qui non vuol dire niente, cioè è un predicato, sta lì e aspetta che uno sostituisca dentro un valore di x, adesso quantifico. Esiste x appartenente, ecco, quando quantifichiamo diciamo anche in quale ambito, è una buona norma dire in quale ambito andiamo a essere, quindi esiste x, un numero naturale, tale che, allora tale che non è obbligatorio scriverlo, serve a noi per fluidificare il discorso, però è perfettamente corretto se io scrivo esiste x appartenente a n, x quadro maggiore o uguale di 28. Vi torna che adesso questo qui è una proposizione, cioè una cosa che può essere vera o falsa. Questa cosa è vera o è falsa? Cosa? Esiste almeno un, quando si vede questo simbolo, diciamo esiste almeno un x, numero naturale, tale che, possiamo dirlo o non dirlo, x al quadrato maggiore o uguale di 28. Vera o falsa? Vera. Quanti ne esistono? Beh, ne esistono tantissimi, però basta che ne esista uno. Se lo quantifico nell'altro modo, per ogni x appartenente a n, x quadro maggiore o uguale di 28. Questo dice che per ogni numero naturale, e questa qui, è palesemente falsa. Sì, quella sopra è vero, certo. Correggetemi anche se anche ogni tanto io scrivo stupidaggini. E ogni tanto è chiaro che sto scrivendo una stupidaggine, ad esempio perché dico una cosa e ne scrivo un'altra. Correggetemi così rimane un PDF pulito per il futuro. Il fatto che per ogni x in n, x quadro maggiore o uguale di 28, questa è falsa. Ritorna che è falsa. Benissimo. Quindi la quantificazione è chiaro che trasforma predicati in proposizioni. Cosa devo fare? Devo quantificare tutte le variabili contenute nel predicato. Dico bene? Fatemi scrivere un predicato a due variabili. Facciamo P di S, M, che dice questa cosa qua. Allo studente S piace la materia M. Piace la materia. Questo è un predicato a due parametri. Impariamo, quantifichiamolo un po' e vediamo cosa succede. Beh, adesso le maniere di quantificarlo sono tante. E l'ordine è importante. Vediamo un po', se io quantifico così, esiste S studente per ogni M materia. SM. Questa è una frase in matematichese, traducetemela in linguaggio comune. Inizio dall'inizio. Esiste almeno uno studente a cui piacciono tutte le materie. Torna. Esiste almeno
uno studente a cui piacciono tutte le materie. Piacciono tutte le materie. Se io giro la cosa e metto per ogni M materia esiste S studente, PSM, potrei metterci in mezzo un tale che per fluidificare il discorso, però non serve a nulla dal punto di vista formale. Questo cosa dice? Dice una cosa completamente diversa, che per ogni materia piace ad almeno uno studente, d'accordo? Ogni materia piace ad almeno uno studente. Ogni materia piace ad almeno uno studente. Ad almeno uno studente. Diciamo, quello scritto qui è matematichese, quello scritto in blu è linguaggio corrente. Perché vogliamo usare il matematichese? Perché siamo matematici. Mi raccomando una cosa, quando si parla di linguaggio formale, quando io dico diciamo questa cosa formalmente, non vuol dire scriviamola con simboli strani, vuol dire scriviamola precisamente, in maniera che si capisca. Provate a leggere una qualunque legge approvata dal Parlamento, non si capisce niente. Infatti poi ci vivono perché a interpretarla, si vive di interpretazione, perché non è scritta chiaramente. Noi usiamo il linguaggio formale perché vogliamo capirci. Quindi il linguaggio formale non è un'ostruzione fatta di simboli strani, è un grosso aiuto che abbiamo a capire cosa stiamo dicendo. Quindi la prima cosa è che un predicato non dice niente, perché non può essere vero o falso, va quantificato. Va quantificato nel senso che vanno quantificate tutte le variabili che appaiono nel predicato. E a seconda di come vengono quantificate, a seconda dell'ordine, vogliono dire cose diverse. Poi, perché usiamo i simboli strani? Usiamo i simboli strani perché la terza volta che abbiamo scritto esiste almeno un, ci scocciamo di scrivere esiste almeno un, e con tre trattini ce la caviamo. Quindi i simboli strani sono abbreviazioni tipografiche di frasi. Non devono essere lì per fare del male, sono lì, sono nostri amici. Va bene. Operazioni sulle proposizioni. Operazioni sulle proposizioni. Allora, le operazioni sulle proposizioni. Allora, la prima operazione che bisogna imparare è la negazione. Questa è l'operazione più semplice in un certo senso, ma quella più difficile da attuare. Negazione cosa vuol dire? La negazione di una proposizione è, tra virgolette, quella che dice il contrario. Diciamo, oggi è venerdì, diciamo il contrario, oggi non è venerdì. In un certo senso basta mettere un non. Oggi non è venerdì. Se questa qui l'abbiamo chiamata P, questa la chiameremo not P. Dice il contrario. Fin qui è semplice. L'Italia ha vinto gli europei. La negazione, l'Italia non ha vinto gli europei. A livello di proposizioni è facile, a livello di predicati è un po' più delicato. Vediamo come si nega una proposizione ottenuta da un predicato. Facciamo il solito predicato NDP che dice, no, NDP, sì, dice la pecora P è nera. E quindi io adesso dico, esiste P tale che, esiste P pecora, tale che
tale che è sempre messo per fluidificare il discorso, non è strettamente necessario ai fini della comprensione, tale che N di P, cosa dice questo? Esiste una pecora nera. In italiano esiste una pecora nera. Esiste almeno una pecora nera, impariamo a dirlo sempre. Esiste almeno una pecora nera. Esiste una brutta parola da solo, perché non si sa mai, ma ne esiste uno, due, tre. Diciamolo preciso, esiste almeno uno. Esiste almeno una pecora nera. Chi è la negazione? Ecco, occhio. Occhio perché qui c'è la doppia opzione. Diciamo, esiste almeno una pecora non nera. Esiste almeno una pecora non nera. Oppure, non esiste. Tutte le pecore non sono nere. Le pecore non sono nere. Certo che non va bene. Ma dico io, bisogna imparare le cose vere, ma è importante anche imparare le cose false, in maniera da evitarle. Questa è la cosa da evitare. La negazione di esiste una pecora nera è... Tutte le pecore sono non nere. È la cosa che è vera se la prima è falsa. Se è falso che esiste una pecora nera, vuol dire che nessuna pecora è nera. Non vuol dire che ne esiste una non nera. Cioè se sono 50-50 non sarebbe incluso se la negazione fosse la prima. Quindi, morale, se io voglio negare, diciamo, se l'enunciato è esiste X tale che P di X, chi è la sua negazione? Non esiste per ogni X, not P di X. Quindi la negazione di questo, la negazione è per ogni X, not P di X. Quindi questo è sottinteso, esiste un X tale che P di X è vera, sottinteso è vera. Questo dice che per ogni x, p di x è falsa. Cioè è vera, not p di x. Quindi cosa succede quando vado a negare un esiste? Un esiste lo nego con un per ogni. Quindi esiste x, p di x, la sua negazione è per ogni x, not p di x. Il contrario, per ogni x, p di x, quindi tutti gli x soddisfano p di x, chi è la sua negazione a buon senso? Esiste almeno un x, esiste x, tale che è not p di x. Torna? Allora, adesso questo qui è formale. Questo è il linguaggio formale. Cioè, questo ci dà una maniera formale, sicura, di negare una proposizione che è stata ottenuta quantificando un predicato. Adesso qui è semplice, ci si arriva a buon senso. Ma il giorno in cui il predicato dipenderà da tre parametri, e ci sarà un giorno ad analisi 2 che ci sarà un predicato a 5 parametri da negare. Quindi con 5 cose quantificate, il buon senso incomincia a fare cilecca. Adesso vediamo un esempio di un predicato, fatemi fare un predicato un po' lungo, esempio. No, non esiste x tale che p di x, però... Ok, per negare una cosa metto non davanti e grazie. Poi però nel momento in cui ci voglio lavorare, voglio dire sì, ma concretamente cosa vuol dire? Vuol dire... Vediamo un esempio a 3. Uno dei classici. Ogni anno a Pisa... c'è almeno uno studente che non passa nessun esame. Gufiamo da subito.
voglio fare la negazione. Allora io lo so, se adesso facessi scrivere su un fogliettino le opzioni e poi le confrontassi non viene fuori di tutto. Passiamo attraverso il matematichese. Il matematichese ci aiuta in questo. Poi a intuizione ci si può arrivare, in questo caso perché è una situazione abbastanza concreta, ma fossero numeri già sarebbe un po' delicato, sarebbe forse una definizione astratta. Allora traduciamo in matematichese l'enunciato. Per ogni anno c'è almeno uno studente, quindi esiste almeno un S studente, che non passa nessun esame, per ogni esame, e introduciamo un predicato che chiamiamo boccia, boccia A, S, E. Ritorna che questa è la traduzione in matematichese. Cosa dice questo predicato boccia A, S, E? Nell'anno A lo studente S viene bocciato nell'esame E. D'accordo? Questa qui è una semplificazione. Vedete, sto predicato, cos'è questo oggetto formale? No, questo qui è una maniera compatta di scrivere nell'anno A lo studente S viene bocciato all'esame E. Viene bocciato all'esame E. Dopo un po' mi scoccio di scrivere questa frase e scrivo boccia A, S, E. È chiaro, è una semplificazione tipografica di questa frase. Adesso negarla è un gioco da ragazzi, perché cosa faccio? Inverto i quantificatori. Per negare, giro i quantificatori. E a questo punto è un giochetto, esiste anno, per ogni S studente, esiste esame, tale che se vuole, not boccia, A, S, E. A questo punto uno può darsi un tono e ritornare in linguaggio naturale. In almeno un anno tutti gli studenti hanno passato almeno un esame. Vedete che adesso riusciamo a dirlo in maniera propositiva senza usare dei not. Se no, chiaro, uno diceva non è vero che in ogni anno Pisa c'è uno, quella è la maniera stupida di negare, no? C'è una proposizione, uno dice non è vero che e la ripete, e grazie. È equivalente a dire che in almeno un anno ogni studente a Pisa c'entra o non c'entra, diciamo, ha passato almeno un esame. È chiara l'idea? Quindi io dall'enunciato in italiano, in linguaggio corrente, sono passato un enunciato in matematichese che ha il pregio di essere più facilmente comprensibile e soprattutto più facilmente negabile, perché a quel punto giro tutti i quantificatori. È la storia della pecora fatta a tre quantificatori. E va bene. Questo era il primo tipo di operazione. E vi ripeto, il giorno in cui saremo, non so se ci sarò io, il giorno in cui saremo ad analisi 2 e ci sarà un predicato a 5 da negare, ricordate il primo giorno in cui si negava. E in quel modo sarà un gioco da ragazzi negato. Poi vabbè, ci sono altri due tipi di operazioni sulle proposizioni, che sono le operazioni di AND e VEL. In italiano è ambiguo. Adesso dico cosa vogliono dire e poi scopriamo perché si usa quel VEL. In italiano sarebbero e o, ma o in italiano ha un significato ambiguo, cioè dipende se è esclusivo o no, no?
Allora, vediamo. Sul tavolo ci sono, diciamo, PDX dice, no, PDX niente, non c'è l'X. P dice sul tavolo ci sono mele. Q dice sul tavolo ci sono pesche. P and Q, che talvolta si indica così con P, diciamo questo, questa qui è una specie di and in cui manca il trattino centrale. Il modo per ricordarsi se in su e in giù è che and è una A senza il trattino centrale dell'A. Però si può scrivere and tranquillamente. Questo vuol dire, cosa vuol dire? Che sono vere tutte e due. Che vale una e vale l'altra. And è E. Quindi, cosa dice questa sul tavolo? Ci sono mele e pesche. Mele e pesche. Vel, P, vel Q, che si indica così, col simbolo dall'altra parte, quella V, quella lì è una V che sta per vel. Cosa dice sul tavolo? Ci sono mele o pesche. Questo O in italiano è ambiguo. Perché cosa vuol dire che sul tavolo ci sono mele o pesche in italiano? O solo uno, o solo l'altro, o un po' e un po'. Il latino era più precisa come lingua. Aveva due versioni di O. Aveva l'aut e il vel. L'aut era l'O esclusivo, cioè o l'uno o l'altro, e non tutti e due. Il vel invece era un O non esclusivo. Quindi può esserci che ci sono solo mele, può esserci che ci sono solo pesche, o può essere che ci sono un po' e un po'. Quindi un O non esclusivo. Questo è non esclusivo. Possono essere un po' e un po'. Possono esserci entrambe. Torna? Quindi è chiaro cosa vuol dire fare l'end o fare il vel tra due proposizioni? Il vel c'è dentro anche l'end. Il vel c'è dentro anche l'end. Esatto, nel caso in cui vale l'end, vale il vel. Se sul tavolo ci sono mele e pesche, è vero che sul tavolo ci sono mele o pesche. Classica battuta dello studente che va all'esame di logica e alla fine chiede: sono stato promosso o bocciato? E il docente risponde: sì. Avete capito? Sono stato promosso o bocciato? Certamente, una delle due si realizza, quindi la risposta è sì, questo è il vel. Come si nega l'end? Come si nega il vel? Not P and Q. Pensate alle mele e le pesche. Cosa vuol dire che sul tavolo non ci sono mele e pesche? Non c'è niente. No. No. Vuol dire che non è vero che ci sono insieme. Facciamo prima la negazione stupida. Sul tavolo ci sono mele e pesche. Questo sarebbe P and Q. La negazione stupida: non è vero che sul tavolo ci sono mele e pesche. Adesso pensiamoci un attimo. Cosa vuol dire che non è vero che sul tavolo ci sono mele e pesche? Vuol dire che o non c'è nulla, o uno dei due manca. Quindi la negazione come si fa? Alla fine che cos'è? È il vel tra i not. Quindi not P e Q, questo qui è uguale a not P, not P, vel, not Q. Questa è un'altra cosa che ci aiuta quando dobbiamo negare. Se dobbiamo negare un end, quello che dobbiamo fare è un vel tra le due cose che dicono. In italiano torna, cioè in linguaggio comune, il fatto che non ci siano mele e pesche, che sia falso che ci sono mele e pesche, vuol dire che o non ci sono pesche o non ci sono mele.
in senso non esclusivo, può anche non esserci nessuno dei due. Vabbè, con il vel è l'opposto, not P vel Q. Non è vero che sul tavolo ci sono mele o pesche? Vedete che non c'è proprio niente, mele e pesche proprio non ci sono. Quindi la negazione è not P and not Q. Ci siamo? Visto che ci sono, vi faccio un racconto, una cosa che serve un po' per riassumere questi concetti, sono le tavole di verità. Tavole di verità che lasciano un po' il tempo che trovano, però insomma a questo livello sono, è abbastanza utile farsi uno schemino mentale. Allora, facciamo la tavola di verità di P and Q. Come si fa una tavola di verità? La tavola di verità si fa così, una tabellina. È semplicemente un riassunto grafico di quanto abbiamo detto, e non è un concetto nuovo. È una tabellina fatta così, in cui, diciamo, sulle colonne rappresento P, sulle righe rappresento Q, e P può essere vera o falsa, e Q può essere vera o falsa. E a seconda del valore di verità di P e di Q, deduco il valore di verità della proposizione P and Q. Allora, se sono entrambe vere, cosa posso dire dell'end? È vero. Negli altri casi, se una delle due è falsa, o entrambe sono false, allora è falsa. Quindi qui devo mettere F, F, F. È chiaro il significato della tabella? Cosa dice, cosa vuol dire questa F qui? Vuol dire che se sono tutte e due false, allora l'end è falso. Cosa vuol dire questa F qui? Vuol dire che se P è vera ma Q è falsa, l'end è comunque falsa. Qual è la tavola di verità di P del Q? Qui mettiamo Q, qui mettiamo P, è sempre vera, tranne nel caso del doppio falso. Quindi qui è falso, qui è vera, qui è vera, qui è vera. Se ipoteticamente ci fosse l'out, l'out è lo esclusivo, quello che si chiama in informatichese. Ah, in informatichese come si chiamano questi? End si chiama end, in quasi tutti i linguaggi l'end è end. E il vel è or in informatichese, no? Quindi diciamo questo qui è or in informatichese. E l'out in informatichese è l'oxor, cioè lo esclusivo. Se ci fosse un oxor, diciamo oxor, chiamiamo out, è un predicato out. P out Q, P out Q. Quindi questo dovessimo dirlo in italiano, come lo diremmo? Una e una sola tra P e Q è vera, una ed una sola tra P e Q è vera. Devo usare questa perifrasi, perché se uso O non è chiaro, P o Q non è chiaro. Allora, dovessi fare una tavola di verità di questo, cosa verrebbe? Falso, vero, falso. Insomma, 2-2. Falso, vero, falso. Vabbè, adesso ho invertito, ma dai, siamo coerenti con come eravamo partiti. Vero, falso, e qui mettiamo vero, qui mettiamo vero. Contrario, una sola, quindi qui è vero, qui è vero, qui è falso, qui è falso.
Facciamo un paio di esempi finali? Esempio. Sì. Con il vel e con il vel e con l'end si fanno tutti gli altri, per cui alla fine non c'è un vero simbolo, poi magari, cioè magari c'è, però non c'è questa grande necessità di usarlo, ecco. Non capiterà praticamente mai di usarlo, magari c'è, se adesso, c'è. Sì, un cerchio con una croce in mezzo. Ogni giorno c'è almeno un docente che si dimentica di venire a lezione. Che non viene a lezione. Negare. Negazione. Siamo in matematichese. Per ogni giù, per ogni G, esiste D, docente, tale che dorme nel giorno G il docente D. Matematichese, esiste G, per ogni D, not dorme. Not dorme. GD. Ritorniamo in linguaggio naturale. Almeno una volta tutti i docenti vengono a lezione. Almeno in un giorno tutti i docenti vengono a lezione. Altro esempio, tutti i giovani sono, cosa vi accusano di essere? No, qualcosa che vi accusino, così poi diciamo che è falso. Sono scarsa fatiche e, o mettiamoci un O, tutti i giovani sono scarsa fatiche o viziati. Certo, c'è una negazione. Esiste almeno un giovane che allora diciamolo bene, in matematichese questo che com'è? Per ogni G giovane S di G, che vuol dire G e scarsa fatiche, vel VDG. Dico bene? Quindi per ogni giovane è scarsa fatiche, vel viziato. Negazione, esiste G, giovane, tale che not S vel G. S vel VDG. Adesso ho usato la lettera U che va a confondersi. Detto ancora meglio, se adesso espando il not con il vel, cosa diventa? Esiste G giovane? Tale che not S and not G. Not Quindi tradotto esiste almeno un giovane. Esiste almeno un giovane che non è né scarsa fatiche, non è né scarsa fatiche né viziato. Ovviamente può essere solo uno, Lascia aperta la possibilità che tutti meno uno siano entrambi. Addirittura lascia aperta questa possibilità, però
Questa è la negazione. Ritorna come ho, che tipo di procedimento ho fatto? Ho messo insieme tutte le cose che abbiamo visto finora. Quindi ho negato il quantificatore, poi dovevo negare un vel, la negazione di un vel ed end try not. E poi ho ritradotto in linguaggio naturale. Ripeto, tutto ciò serve perché possiamo capirci quando parliamo dicendo cose chiare, proposizioni, cioè cose che possono essere vere o false, non cose che non vogliono dire nulla. Va bene, adesso io faccio una pausa per salvare e poi facciamo la lezione.